Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio su FIFA. E quindi andiamo a vedere un po' la stagione com'è andata, perché comunque ci siamo fermati per un po' e dobbiamo rivedere un attimo il calendario. C'è stato appunto il video della nazionale dove vi ho fatto vedere appunto le ottime prestazioni di Balotelli. Si ritorna in Italia con il derby con il Torino e poi la Champions League con il Porto. E in questo video vedremo proprio queste due partite. Eccoci qui nello stadio della Juve per cercare di vincere questa partita. Alexis Sanchez, Mbappé, le due fasce, ma ricordiamoci che ci sono giocatori veramente importanti anche in panchina. E adesso è arrivato il momento di vedere le formazioni. Intanto Paolo Dybala è sicuramente il giocatore più interessante della Juventus, perché può veramente diventare clamoroso in questo gioco. Buona qui la difesa di Alexis Sanchez. Adesso è Renato Sanchez che apre dall'altra parte per Bellerin. Mbappé. Mbappé per Dybala, niente. Bakayoko, salta l'uomo Bakayoko, bravissimo. Bellerin, Dybala. Dybala adesso la fascia per Mbappé. Mbappé per Bellerin, bella questa azione. Adesso Bellerin cerca da tutt'altra parte. Sanchez non ci arriva di un pelo. Rischiosissimo qui, ragazzi. Rischiosissimo qui. Porca miseria. Szczęsny vede la palla uscire alla sua destra. Gimenez, adesso proviamo a riprenderci un attimo perché è stato un allarme importante questo e ci dobbiamo svegliare. Renato adesso. Renato, Bakayoko. Bakayoko per Higuain. Higuain aspetta proprio Bellerin. Bellerin per Mbappé che prova ad andare. Ancora Mbappé. Prova ad andare centralmente, Mbappé in mezzo, c'è Dybala, il tiro deviato, dai! Allora ragazzi, qui opto per Pjanic per far rifiatare appunto Renato Sanchez. Quindi Renato Sanchez esce e poi ragazzi sto già pensando a fare anche qualche altra sostituzione in avanti perché stanno un po' dormendo tutti. Eccolo qui. Subito subisce un intervento aggressivo. È entrato Pjanic per dare un po' più di fantasia alla squadra. Adesso Alexis Sanchez dentro per Dybala. Attenzione, Dybala, attenzione, Dybala, no! Era un'ottima azione questa. Adesso Mbappé in mezzo, non c'è nessuno. Ancora Mbappé però a prendere la palla. La apre tutta dall'altra parte per Alexandro che prova ad avanzare. Alexandro vuole andare al cross. Alexandro, eccolo qua il crossettino. Ancora ci arriva Sirigu. Attenzione ancora Belotti, attenzione, non facciamolo tirare, non facciamolo tirare, 60esimo. Partita molto difficile, entrano Ken e Martinez per Higuain e Mbappé. Higuain e Mbappé non è che abbiano giocato una gran partita. Ken, Martinez, no era Dybala. Attenzione a Martinez adesso dentro, attenzione, il gol di Alexis Sanchez. Con l'assist di Martinez appena entrato. Ragazzi, continuano questi giovani a fare grandi cose. Eccolo qui Martinez, l'assist per Alexis Sanchez. Però ogni volta che entrano i ragazzini, Ken, Martinez o Han Song, riescono sempre a fare qualcosa di importante. Dybala qui la deviazione, proviamo a ripartire adesso proprio con Dybala, niente da fare. C'è la partita contro il Porto e forse Dybala era meglio farlo riposare. Szczęsny non ha nessuna fretta e lancia dall'altra parte Alexandro che senza fretta appunto fa girare palla. La facciamo girare abbastanza bene. Ancora Martinez. Martinez per Dybala. Dybala però non si fida ad andare di nuovo da Martinez. E a questo punto c'è il lancio per Moise Kean che frena con una incredibile. Oh! Attenzione Bakayoko! Col passaggio di Moise Kean sono entrati Martinez e Kean. Un assist di Martinez e un assist di Kean. È 2-0. Martinez che da quando è entrato al posto di Mbappé sta veramente facendo le magie. Proviamo a ripartire. Adesso è ancora il passaggio buono per Alexandro. Alexandro ancora centralmente, facciamo girare palla molto bene. Il passaggio filtrante ancora per Alexis Sanchez, ancora 3-0 e la Juve chiude la partita. La Juve chiude la partita, una partita noiosa per gran parte del tempo, ma adesso c'è veramente qualcosa di clamoroso da parte dei giovincelli.
della Juve. Ed ecco qui che finisce questa partita. Veramente devastante la prestazione della Juve. E bisogna ammettere che appunto si è svegliata quando abbiamo iniziato a ringiovanire un po' l'attacco. Ci siamo. Parte subito Pjanic. E diamo una piccola possibilità anche a Piazza. Quindi giochiamo con Morata, Dybala, Bernardeschi, Piazza, dietro Pjanic e Bakayoko ancora, anche se effettivamente potremmo iniziare a far giocare appunto qualcun altro. Anche Rugani ha recuperato dall'infortunio, quindi tentiamo Rugani per Gimenez, dai. Ecco qua, la prima partita della Champions League di quest'anno. Bernardeschi, Bellerin, subito cerchiamo di fare bene. Abbiamo veramente tanta voglia di fare bene, ragazzi, proprio perché stiamo facendo anche girare un po' i giocatori. Quindi ci sono un po' di giocatori che non hanno giocato la partita con il Torino, come Bernardeschi, mentre Dybala gioca perché è fondamentale. Però diciamo che stiamo facendo giocare bene la squadra. Adesso c'è anche Lukaku, come potete vedere. Quindi c'è veramente grande voglia di fare bene. Partita sicuramente difficile. Il gol del Porto. Ma che gol è? Il gol del Porto, ragazzi. Gol del Porto. Ma è bello però. Cioè, nel senso, tutto al volo. Non è stato neanche un brutto gol. Rivediamo. Calcio di punizione. Colpo di testa e tiro al volo. Bello, bello veramente. Adesso è Lukaku. Sta indietreggiando tutto, ragazzi, il Porto. Vediamo Dybala che prova il dribbling, ma viene raddoppiato. Incredibile il raddoppio su Dybala. Adesso è ancora Pjanic. Pjanic, non troviamo spazi, ragazzi. Però è bello anche far girare palla così nel tentativo di trovare qualcosa. Oh, Pjanic! Grandissimo gol! Grandissimo gol di Miralem Pjanic. 1-1. Devastante il gol di Pjanic qui. Ha fregato completamente il suo marcatore. Rivediamo. Qui. Incredibile. Piazza veramente fuori dei giochi in questa partita, ma gli daremo ancora possibilità. Quindi esce Piazza che non ha praticamente toccato palla e diamo appunto la possibilità di entrare in campo. Ancora per l'ennesima volta a Martinez, che si è dimostrato veramente un grande giocatore. Ed è proprio Martinez, uno dei giovincelli acquistati nell'ultimo mercato, eccolo qua, che prova a ripartire, a far vedere che forse può far qualcosa di più di Piazza. Attenzione, ancora Martinez, il tiro! Martinez! E adesso è Morata, che si è fatto vedere veramente poco. Bakayoko, Dybala. Dybala dall'altra parte, c'era Bernardeschi, niente da fare, niente da fare. Rugani, Bakayoko, Pjanic. Pjanic prova ad avanzare, ancora Pjanic per Martinez, appena entrato ancora Martinez. Il dribbling di Martinez, attenzione! Doppio dribbling di Martinez! Per adesso i giovani che abbiamo acquistato lì davanti per rinnovare la rosa, ormai un po' vecchiotta, si stanno dimostrando veramente qualcosa di clamoroso. Primo gol in Champions League per Lautaro Martinez. Intanto continuiamo a ringiovanire la rosa perché entrano proprio Han e Cherry al posto di Dybala e Morata. Ed è bello anche fare questi esperimenti, ragazzi. Cercare giocatori giovani, cercare giocatori che probabilmente nessuno si è cagato nelle varie carriere. E quindi a me fa molto piacere di fare questi acquisti, questi giocatori un po' così. Attenzione, Szczęsny! Perché appunto riusciamo a scoprire anche dei giocatori e soprattutto anche il fatto di giocare alla difficoltà più alta con giocatori che comunque hanno un overall basso mi fa veramente piacere, soprattutto con la nazionale italiana dove stiamo praticamente... Szczęsny ancora! Io intanto spiego, ma Szczęsny sta facendo le proate. Dove appunto stiamo facendo con la nazionale italiana un ringiovanimento collettivo. Ancora Bernardeschi, non vuole far girare l'avversario. I nostri due attaccanti sono da soli lì davanti. Non ci sono difensori, il Porto è completamente in avanti. Spazza via Martinez. Teniamo duro perché veramente siamo agli ultimi secondi e loro sono tutti via. Lukaku prova con un contrasto
Niente da fare, però attenzione. Riusciamo a rallentare la loro azione con una serie di interventi. Dai che è così. Dai. È finita. Con il Porto, guardateli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e probabilmente un altro in fondo in fascia sinistra. Erano veramente rimasti in due in difesa e tutto il resto in attacco. Ci hanno provato fino alla fine, però siamo riusciti ad averla meglio noi. Eccoci qui, come immaginavo, l'Atletico Madrid ha battuto il Basilea e quindi dobbiamo stare veramente molto attenti appunto all'Atletico, perché sarà una partita devastante e non vedo l'ora di giocarla. Bene ragazzi, questo episodio si conclude qui, fatemi sapere se ne volete vedere altri e cosa pensate di questi giovani giocatori che veramente sono acquisti un po' strani perché comunque non hanno overall buoni, probabilmente non diventeranno dei campionissimi qui su FIFA, ma ci stiamo divertendo veramente tantissimo a far giocare questi giovani, almeno io mi sto divertendo tanto. E poi ragazzi, vi ricordo, la nazionale italiana completamente rivoluzionata con l'innesto veramente di tantissime sorprese. Questo episodio finisce qui e ci vediamo nel prossimo video. Bella!